finisce con il palazzetto tutto in piedi ad applaudire quella che alla vigilia sembrava un'impresa impossibile. Ma i ragazzi di Coach Catalani hanno dimostrato che nel basket non esistono vittime sacrificali e così l'imbattibilità della corazzata Firenze termina al palatagliate sull'81-77. Ha vinto la Geonova senza se e senza ma, di forza, con determinazione, senza mollare un solo centimetro di campo, con un impagabile genovese che chiude con 22 punti, Banchi 14 e Petrucci con 10, ma in tutto il suo complesso la Geonova si è dimostrata squadra a tutti gli effetti. Palla a 2 ed il primo possesso è per gli ospiti, ma dopo 4 minuti Luca già avanti per il 12-6. Ritmi e punteggi alti in un continuo ribaltamento di fronti con la Geonova che continua a condurre 27-19 con Genovese che guida le danze con un personale di 12 punti ad una manciata di secondi dalla prima sirena. Un secondo quarto decisamente più parsimonioso di punti per la Geonova, solo 6 contro i 17 degli ospiti, che a meno 3 dal riposo mettono il naso avanti 33-36. Poi l'episodio che poteva cambiare il corso della partita, su un fallo decisamente palese su Vico e non dato, ne scaturisce un'espulsione proprio per il capitano. Un secondo quarto complicato che si snoda tra tecnici antisportivi ed espulsioni che mettono a dura prova la truppa di Coach Catalani, che a riposo lungo è sotto di 3 punti. A rientro dagli spogliatoi, la Geonova fa quadrato e spinge sull'acceleratore. Genovese è praticamente onnipresente e con l'aiuto di Petrucci e Del Debbio porta la squadra a maturare un vantaggio di 6 punti alla terza sirena. Ultimo quarto che ancora la Geonova riesce a condurre, riuscendo ad arginare la forte spinta di reazione dei fiorentini, che a 3 dal termine riescono ad impattare sul 71-71, per poi rimettere il naso avanti di una lunghezza a cui risponde un sontuoso genovese con una bomba dalla distanza. Poco più di 2 minuti al termine e Genovese va in lunetta per 1 su 2 a 75-75, poi è Drocker che sblocca 77-75 e un minuto da giocare con la squadra sul time out, sono momenti carichi di tensione, si riparte con la palla a mano agli ospiti, ancora 37 secondi e 2 liberi da giocarsi con Banchi in lunetta, 2 su 2 per lui e sul tabellone 79-75. Con Poltrineri sui liberi, ancora per lui 2 su 2, poi tocca ancora a Banchi andare ai liberi, ancora 2 su 2 e la partita si chiude con la Geonova che batte l'imbattibile Enic Firenze per 81-77.